al governo chiediamo di abbassare tutti i costi di produzione, che non vogliamo mangiare insetti, che vogliamo campare, che vogliamo che tutta l'Italia sta bene. Va avanti da settimane e non accenna a placarsi la protesta degli agricoltori di Capitanata. Un corteo di 400 trattori ha invaso alcune delle vie principali della città di Foggia, sulla scia delle manifestazioni europee e nazionali. Le richieste al governo, dalle quali dipendono il rilancio dell'intero comparto agricolo, rimangono immutate. Riforma della politica agricola comune, riduzione dei costi di produzione, interventi contro calamità e fitopatie, contrasto alla concorrenza sleale e semplificazione burocratica. Da parte delle istituzioni l'impegno a tutelare le ragioni della categoria, attivando gli strumenti governativi più idonei. Inutile negare che stiano vivendo un momento di grandissima difficoltà. Lo stesso ministro Lollobrigida ha espresso solidarietà, vicinanza e ha attivato tutti gli strumenti, i meccanismi in suo possesso. È da tenere presente però che l'agricoltura è una materia complessa, dove vige una competenza concorrente dell'Unione Europea, che è proprio quella che sta creando delle obiettive difficoltà all'agricoltura europea, non solo a quella italiana. Per cui comprendo le ragioni degli agricoltori. E speriamo nelle prossime settimane di poter attivare dei meccanismi che possano in qualche modo, almeno momentaneamente, lenire le sofferenze che oggi patiscono, e poi tutta una serie di procedure che partano dal Parlamento e che passino attraverso il Ministero e che arrivino all'Unione Europea, per significare la nostra contrarietà rispetto a delle misure che penalizzano un comparto estremamente importante, direi fondamentale per l'economia della capitale. Nada.